Good morning, scudettati d'Italia e decattelerizzati! Coniato un nuovo termine, siete anche decattelerizzati, noi siamo decattelerizzati, noi tifosi rossoneri. Bene, prima di cominciare, come sempre vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, iscrizione al canale, subito in alto lì a sinistra, a destra, dove cavolo è, l'unico canale rossonero, ACM Style, la voce del tifoso, perché noi diamo la voce ai tifosi, potete dire tutto quello che volete, e anche nelle live vi rispondiamo sempre, come vedete anche oggi alle 17 live del sabato, non mancate, anche se siete al mare vi prendete 5 secondi, mettete sotto l'ombrellone, guardate la nostra live, tanto dura mezz'oretta, vi riposate un po', anche perché il sole delle 5 è quello più aggressivo, quindi state lì, siete in piscina altrettanto, vi fate una birretta, qualcosa, intanto vi fate due chiacchiere con noi, che tanto non siamo mosci, siamo sempre molto su di tono, siamo allegri e ci divertiamo un sacchissimo, quindi mi raccomando, non mancate. Detto ciò, passiamo alla ciccia, passiamo al contenuto. E il contenuto ci dice cosa? Ci dice di un Milan che, dopo aver preso Decathlon, ma già prima, sta pensando, come detto molto molto volgarmente, molto a terra a terra, come sbolognare Bakayoko. E gliel'ha fatto capire proprio in modo molto concreto. Ha parlato proprio col ragazzo e gli ha detto: caro Baka, ti devi trovare un'altra sistemazione, perché qua purtroppo per te non ci sarà molta possibilità di giocare. E quindi sta cercando di forzare la mano per far uscire il ragazzo. Speriamo che la cosa vada a buon fine, un po' per lui, perché è giusto che vada a giocare dove è più utile o più apprezzato, e un po' perché ci leviamo un peso, ci leviamo comunque uno slot, e un ragazzo che in questo Milan non c'entra niente, come purtroppo in questo momento lo sta diventando anche Diaz, e poi si sveglia, non lo so. Però i posti di davanti, adesso con l'arrivo di Decathlon, sono sempre un po' più risicati. Credo che Diaz avrà sempre meno spazio, al di là di dove giocherà Decathlon, che poi ne parliamo oggi, ragazzi. Comunque Gabriele ha preparato un po' di roba, un po' di grafiche carine, e vi faremo capire come potrebbe giocare Decathlon. Quindi Bakayoko in uscita, mentre Maldini non si ferma più. Perché non si ferma più? Perché, come vi ho già detto più volte, la pista Sanchez non l'ha abbandonata, non l'ha abbandonata. E siccome il PSG, ragazzi, non ha fatto fino ad ora in nessun modo un'offerta concreta, il Milan non si tira indietro. Il Milan l'offerta sul tavolo del Lille l'ha lasciata, è lì presente. Il Lille apprezza anche l'offerta del Milan, perché è molto più alta di quella che fa il PSG. Sappiamo che il ragazzo preferisce andare al PSG, che sarebbe la sua prima scelta, però Maldini e Massara questa cosa non li tange, un po' li infastidisce, questo è vero, perché è stato fatto trapelare anche questo fastidio, ma il Milan e la nostra dirigenza crede di poterlo portare a casa. Tanto è vero che subito dopo la partita che si terrà col Marsiglia domenica sera, la nostra dirigenza riallaccerà il discorso con Mendes, col grandissimo, ormai famosissimo George Mendes, per provare a intavolare di nuovo, a concludere questa trattativa finale. Che dire, sarebbe veramente tanta roba. A me non me ne frega, mi frega relativamente, come metto anche ieri nella live, che Sanchez piagnucoli per andare al PSG, alla fine poi noi siamo il piano B. Se mi viene Sanchez e fa quello che sa fare, quello che deve fare, al netto delle sue condizioni fisiche, dai, che è tanta roba, è comunque un altro level up, come dico io, in più, un Sanchez in più, un CDK in più, un Adli, e eventualmente uno Ziyech, non dimentichiamocelo, perché non è ancora chiuso neanche quel discorso lì, anzi non è mai stato chiuso, potrebbe essere veramente qualcosa che potrebbe tornarci a farci sognare, ma in maniera prepotente, ragazzi. E resteremo ancora, scusatemi, ancora la squadra da battere in maniera più assoluta, ne sono convinto. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, mi raccomando. Ci vediamo dopo nella live, chi non viene è un cartonato, un gobbo. Sempre Forza Milan e addio.